Kim Kardashian affonda Donald Trump su Twitter. Che non ci sia mai stata grande simpatia tra Kim Kardashian e Donald Trump è cosa risaputa, ma adesso la regina dei reality ha segnato un altro gol nella sua porta. Fake news, Donald Trump e Puerto Rico. Chi la conosce lo sa, Kim Kardashian non ha molta stima del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il motivo è semplice, la regina dei reality ha origini armene, ha un pensiero molto liberale e soprattutto è una delle donne più potenti del mondo. Tutte caratteristiche che si sa, non sono il massimo per il ticone, spesso ha avuto delle esternazioni non proprio felici sui migranti, i rifugiati e soprattutto il sesso femminile. Sì, c'è un leitmotiv che accompagna Donald Trump sin dall'inizio della sua campagna elettorale, è quello delle fake news, ogni volta che qualche oppositore o contestatore lo accusa di qualcosa, la sua unica risposta è fake news. Anche nel presente non è in realtà cambiato nulla, visto che il presidente degli Stati Uniti USA ha questa risposta per tutto. Anche nei momenti meno opportuni. Tutti hanno seguito con il fiato sospeso quanto accaduto a Puerto Rico dopo la devastazione portata dall'uragano Maria e le polemiche che ne sono seguite. Molti politici hanno giudicato insufficienti gli aiuti arrivati dagli USA, ed è così cominciato un botta e risposta tra amministrazioni locali e governo degli Stati Uniti. Ovviamente non poteva tacere Donald Trump, che però ha forse sbagliato approccio alla tragedia di Puerto Rico. La rabbia di Kim Kardashian. Il presidente degli Stati Uniti ha pensato bene di mandare un tweet alla popolazione portoricana riguardo alle fake news. Popolo di Puerto Rico, non credete alle fake news. Milioni di persone hanno giudicato questo messaggio alquanto inopportuno e hanno deciso di bombardare Donald Trump di cinguetti di protesta. Ma c'è una persona che l'ha messo a tacere in men che non si dica, e ovviamente stiamo parlando di Kim Kardashian. Non hanno la corrente per guardare le notizie. Per favore, smettila di twittare e giocare a golf mentre la gente sta morendo. Per favore alzati e aiuta. Donald Trump non ha risposto a questo messaggio della regina dei reality che, in pochissimo tempo, è diventato più che virale. Travolto dalle critiche per gli aiuti giudicati irrisori alla popolazione portoricana, Trump ha deciso di rispondere a modo suo, ossia dedicando il trofeo del torneo di golf che si è tenuto nel New Jersey alla gente che ha vissuto la furia dell'uragano Maria. Un altro atteggiamento che ovviamente non mancherà di essere criticato dal popolo del web. Una stima mai esistita. Kim Kardashian non ama molto parlare di politica dato che preferisce evitare di dire cose che potrebbero offendere la sensibilità di alcune persone. Questo anche nel caso di Donald Trump, anche se nelle ultime esternazioni pubbliche non è riuscita a contenersi molto. Chiunque può governare gli Stati Uniti meglio di lui. Mia figlia North, che ha 4 anni, sarebbe capace di farlo meglio. Ogni singolo giorno accade qualcosa che non credi veramente possa succedere, poi il giorno dopo succede qualcosa di ancora più pazzo e tragico. È davvero spaventoso il mondo in cui stiamo vivendo. Un tempo ci sentivamo sicuri a casa nostra, ma adesso con Trump alla presidenza, non ci sente più al sicuro da nessuna parte.